Ciao a tutti! Oggi vi mostro come realizzare un'acconciatura con una treccia zip. Prendiamo una sezione di capelli, la pettiniamo e la dividiamo in tre sezioni. Adesso cominciamo ad intrecciare. La prima sezione la metteremo da parte e la blocchiamo con una forcina, con un beccuccio d'oca, e la andremo a sostituire con una presa della testa. La portiamo sopra la seconda e sotto la terza e la blocchiamo dall'altro lato. La andremo a sostituire con una sezione di capelli presa dalla testa. Stessa cosa, la passiamo sopra la seconda, sotto la terza, e a questo punto andremo a riprendere la prima sezione che avevamo messo da parte e la sostituiamo. E andiamo a bloccare la nuova sezione. Quella che abbiamo ripreso la uniremo alla seconda. E prendiamo una sezione di capelli della testa. La faremo passare sopra la seconda e sotto la terza. La andiamo a sostituire con quella che avevamo messo da parte. Quella la uniremo alla centrale e procediamo così per tutta la lunghezza. A questo punto la blocchiamo con un elastico. Possiamo anche lasciarla così, oppure volendo la si può arrotolare su se stessa e creare una specie di chignon con la stessa treccia. Ottenendo questo risultato. Spero che vi sia piaciuta e se vi va, alla prossima. Ciao!